Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci qui con il New Game Plus di The Surge 2, riprendiamo da Gideon's Rock. Vorrei provare di nuovo ad ottenere il trofeo Ingegneria Inversa, uccidendo una statua di Gideon's Rock con la sua stessa arma, la Lancia Gaia. Eccola qui, vorrei provare di nuovo. Non so come mai non ci sono ancora riuscito, però adesso proverò magari in diversi modi. Vorrei provare a staccare per ultimo il braccio della statua, magari è per quello che non sono ancora riuscito a sbloccarlo. Proviamo. Ah, l'ho distrutta così. Provo dall'altra statua qui al fondo del percorso. È davvero un mistero questo trofeo. Anche perché la descrizione dice semplicemente di distruggere la statua. Aspetta, vieni un po' più in qua, va. Niente, ancora non funziona. Ancora no. Ancora niente. Neanche così ha funzionato. Ancora non basta. Ancora niente. Allora adesso provo prima il braccio e poi la gamba. Proviamo prima il braccio con l'arma e poi la gamba. Allora, via il braccio. Adesso provo la gamba destra. Ancora oh. Allora, in questo modo ha funzionato. Non so perché far fare tutto questo. Far fare tutte queste prove, perché alla fine il trofeo non dice di distruggerla in questo modo. Comunque ha funzionato tagliandogli prima il braccio destro con cui tiene l'arma. Quindi ho tagliato prima il braccio e ho fatto l'amputazione. Dopo ho tagliato la gamba sinistra e a quel punto si è sbloccato il trofeo finalmente. Ci ho messo un sacco di tentativi, ho perso anche il conto. Allora, visto che alla fine ho farmato, diciamo anche senza volerlo, l'armatura è già abbastanza potente. A questo punto, però, comincio a prepararmi per lo scontro contro lo scavatore. Quest'arma adesso la possiamo togliere. E
Preparo l'elica dello scavatore che abbiamo ottenuto sconfiggendo lo scavatore nella prima run. Vado a potenziarla. Qui posso potenziare anche gli impianti, però. Oh, anche questo impianto a livello 10 adesso. Molto bello. No, questo non posso. E ecco, potenzio l'elica. Ottimo. Perché poi durante lo scontro vorrei, contro lo scavatore vorrei sbloccare anche il trofeo dedicato allo scavatore. Vediamo se lo trovo. Stessa moneta. Uccidere lo scavatore Eco con l'elica dello scavatore. Eccola qui. Prima di fare però questa cosa qui, ne vorrei approfittare per sbloccare un altro trofeo dove serve questo modulo drone qui. Questo missile avanguardia, missile autoguidato, perché c'è un altro trofeo che possiamo sbloccare qui. Due piccioni con una fava. Bisogna uccidere tre nemici contemporaneamente usando il missile autoguidato. E questo è proprio un missile autoguidato. Ho comprato un po' di munizioni prima da Rex negli scorsi video, l'abbiamo visto insieme. Perché comunque questa è un'arma particolare, non si trovano spesso in giro le munizioni. Quindi adesso vorrei raccogliere, raggruppare un po' di questi nemici piccolini. 3. Venite. Dov'è l'ingresso? Qua. Ecco, almeno 3 e usare il missile per distruggerli. Eccolo qua. Due piccioni con una fava. Questo è stato più facile da sbloccare. Wow. Sì, è sufficiente uccidere tre nemici qualsiasi, però questi sono davvero deboli, quindi è bastato giusto un colpo. Allora, adesso mi preparo per lo scontro contro lo scavatore. Farò un salvataggio di backup perché vorrei cercare di sconfiggerlo ottenendo l'elica dello scavatore versione 2.0. Eccoci tornati, ho appena fatto il salvataggio di backup, ho salvato tutto sulla mia chiavetta USB. Allora, scontro contro lo scavatore. Andrò con il set dell'Arcangelo per avere delle difese alte, il set che ho potenziato ed è il più resistente di tutti, quindi vorrei avere delle ottime difese. Poi, per sbloccare il trofeo, stessa moneta. Dobbiamo uccidere lo scavatore con la sua elica dello scavatore oppure la versione 2.0, però io nella prima run non l'ho ottenuta, quindi va bene l'elica dello scavatore e l'ho potenziata fino al livello 15. In più vorrei provare ad ottenere la versione 2.0 di questa elica dello scavatore. Per farlo bisogna sconfiggere la creatura in un modo particolare. Uno scontro con tre boss fight, tre round, diciamo, di boss fight. Durante la seconda e la terza fase bisogna distruggere le parti corazzate degli arti, della creatura, e soprattutto le due braccia e le due gambe bisogna, distruggerle prima della fine dello scontro. Anche per questo ho fatto il salvataggio di backup.
Durante la seconda fase potremmo distruggere, se non ricordo male, le due parti corazzate legate alle braccia, e nella terza fase mi concentrerò sulle gambe e poi anche, se riesco, sul corpo centrale e la testa, quindi distruggere queste parti corazzate qui. Le parti corazzate distrutte nella seconda fase. Non bisognerà distruggerle nuovamente nella terza per ottenere l'arma 2.0. E vi ho spiegato tutto questo adesso perché probabilmente dopo, durante lo scontro, magari sarò abbastanza concentrato, quindi commenterò, un po' meno la boss fight. Per il resto ho lasciato gli soliti, impianti. Queste cure dovrebbero essere sufficienti. Vorrei provare a sfruttare il più possibile le parate. Allora, lascio il drone anche se non credo che lo utilizzerò tanto. Proviamoci. Allora, adesso non ha la corazza. Non ha la corazza. Però devo ricordarmi un attimino il suo pattern d'attacco. Vai. Meno male che ho delle difese buone. Wow. Resisti. Adesso forse fa queste cose qua strane. Comunque. Vabbè. Adesso è andato sottoterra. Devo stare attento a quando esce fuori alla fine perché salterà verso di noi. Eccolo, tra poco. Io continuo a puntargli il braccio. Ah. Ok. Sì, qui non ha la corazza, però. Il problema sarà l'ultima fase perché più o meno il suo comportamento sarà simile a questo, però avrà gli artigli, quindi farà molto più male. Eccoci di nuovo qua. Niente. Ah, pensavo che mi avrebbe attaccato dall'altro lato. Niente. Uno. Due. E tre. Prova a parare meglio. Vai. Recupera. Ah, ok. Prima fase andata. Adesso c'è la fase che sopporto un po' di meno. Qui devo provare anche a distruggere queste parti perché lo rigenerano. Prova a distruggergli le braccia. Vai. Basta. Gli ho distrutto la corazza di una delle due zampe. Adesso devo concentrarmi sull'altra.
Ah, vabbè, comincia il balletto. Queste gliele distruggo perché sennò si rigenera dopo. Torniamo a concentrarci sul braccio. Attenzione. Vai. Anche questa parte è distrutta. Vediamo se ha anche le zampe posteriori corazzate. No, possiamo selezionare solo le prime due. Quindi adesso posso... No, posso distruggerlo normalmente. Attenzione. Dai. Vai. Terza fase. Allora, io ho distrutto la corazza su... sulle due braccia, adesso devo distruggergli le due gambe. Sì, questo ha un tempismo molto diverso, è più pericoloso. E poi servono molte parate per... Ok. Adesso l'altra gamba. Lui dopo un po' si rigenererà, cioè ripreparerà lo scudo. Però non importa. Basta distruggerle una volta. Servono un sacco di parate, perché fa degli attacchi. Ok. Anche la corazza della gamba sinistra l'ho distrutta. Adesso corpo centrale. Serve ancora una parata. Ok. Attenzione. Il corpo centrale è un po' più difficile da rompere. Forse è il più resistente. Provo prima a spaccargli la corazza sulla testa. Ok, vai. Ok, manca solo il corpo centrale. Ouch. Bisogna stare attenti perché comunque fa degli attacchi lenti ma molto potenti. Forse una o due parate. Maledetto.
Dai, che ci siamo quasi. Ouch. Ah, ecco. E l'abbiamo ottenuta. Sia trofeo e anche l'elica dello scavatore versione 2.0. Quindi, durante la seconda fase io ho distrutto la corazza sulle due zampe anteriori, scusate, le due braccia, diciamo. Poi per la terza fase ho distrutto la corazza sulle gambe e la testa. E poi per ultimo l'ho sconfitto. Non sono sicuro che sia necessario distruggergli anche la corazza sulla testa. Dovrebbe bastare distruggere la corazza sulle zampe anteriori e posteriori prima della fine della boss fight per ottenere la sua arma versione 2.0. Confrontiamo. Vabbè, ovviamente la versione che ho adesso è un pochino più potente, però la 2.0 fa anche un pochino di danno in più nanorobotico, e poi la proverò. Quindi abbiamo ottenuto anche il trofeo stessa moneta per aver sconfitto lo scavatore con la sua arma, e bene, è andata abbastanza bene. Adesso c'è un altro ricordo di Atena. Third time is the charm. There. You have to obey me. Break my warrior out of prison. Run. Smash through the walls and clear the way. I'll try and control you as long as I can. Anche qui c'era un'altra arma, adesso non mi ricordo più. E visto che l'abbiamo già ottenuta, è diventata Lega di Tungsteno per questo New Game Plus. Di qua dovrebbe esserci l'uscita. Adesso andiamo a portare il cervello della bestia da Gutenberg. Andiamo di qua. E poi, se riesco, vorrei anche evitare di litigare con i cacciatori, perché durante la prima run non gli ho dato la loro parte di ricompensa. Adesso proverò a dargliela subito. Non so perché erano spariti tutti, però durante la prima run li abbiamo ritrovati poi a Seaside Court, quindi dopo aver completato questa parte qui della storia andrò anche a Seaside Court. Allora, eccoci qui nell'istituto. Dovrebbe esserci un oggetto da questa parte. Batterie. Vabbè, la raccolgo, però siamo strapieni. Ecco lì l'oggetto. Anche qua comunque poi ci ritorneremo. Adesso vado dritto dritto da Gutenberg. Oh, I need to talk to you. Welcome, Harold. Ok, il capo ci sta aspettando. Ci andiamo subito. È stata una bella boss fight anche questa qui contro lo scavatore. Durante la mia prima partita l'ho affrontato con un po' più di difficoltà perché non ho parato
i suoi colpi, ho cercato un'altra strategia, però alla fine imparare bene le parate è molto utile. Security protocols activated. Initiating lockdown immediately. Andiamo subito da Gutenberg. Ci dovrebbe dare poi la scheda d'accesso per la zona riservata al del comando ID. Security lock. Oh. My scanners went haywire when you barged in here. Your nanite readings are way off the charts. Quite the your tell me. Vabbè, possiamo parlare delle visioni. Wait. Allora, possiamo dirgli che abbiamo visto Athena, visto il suo ricordo. What? Poor AI if they're... Non capisco cosa sta succedendo. Sorry. E dobbiamo salvarla. I'm glad if I used in the Posso chiedere un po' di informazioni generali? Cosa sai dirmi su Athena? Dove si trova il comando dell'ED, ma lo sappiamo già. La sei lunga, eh? Arrivederci. Goodbye for now. Ecco la scheda d'accesso, con questa potremo andare nella zona riservata. Vediamo se ci ha già aggiornato la, la missione. Queste sono tutte quelle completate con successo. Ci contatterà poi Warren. Ah, devo dare l'attrezzatura al barman e poi andare da Athena. Quindi adesso ne approfitto per costruire velocemente il set Gaia da dare al barman. Qui dovrebbe esserci Harold, vi parlo velocemente, ma ci dirà che dobbiamo andare al comando ID. Perfetto, grazie, ce ne andiamo. Eccoci di nuovo qua all'aria aperta. Per il momento abbiamo finito qui con Gideon's Rock. Abbiamo sbloccato un sacco di trofei. Oh. Vediamo se anche questa volta qua i cacciatori se ne sono andati via. C'è soltanto lui. Non ha più voglia di parlare. L'altro se n'è andato. E anche l'altro. Quindi allora costruisco brevemente il set Gaia. Anzi no, non devo togliere i scarti da lì. Andiamo a costruire il set Gaia. Eccolo qua. Anche il set Gaia è completo. Abbiamo finito. Qui i cacciatori li lascerò stare. Oh, quanta bella gente. Subito dal barista. Ho dei pezzi d'armatura per te. Allora, andiamo su vendi e gli vado a vendere l'armatura che vuole lui. Eccola qui, l'armatura Gaia. Poi le due braccia. Corpo centrale, eccolo qua.
e la testa. Dovrebbe essere contento adesso. That's it. I got everything I need. Well, this is rather exciting, isn't it? With this armor I can take on anything. Raring and ready to go. I'll be off soon. You've earned yourself a hell of a reward. Vediamo se mi lascia la ricompensa. Forse devo parlargli ancora una volta. Thanks again for your... Stay strong, handsome. Ok. Mi ha dato la lega di tungsteno, ma durante la prima run ci aveva dato un'arma. Thanks again for your... Sure. Vediamo un po'. Ho già comprato tutto. Io ho comprato tutto quello che poteva vendere. Vediamo se ha altro da dire. Non sei un combattente. E adesso? Vabbè, basta. Se non ricordo male, per il momento la quest di Iron Mouse è ancora bloccata, partirà dopo aver sconfitto l'armatura metallica, però gli parlo per sicurezza. Sì, per il momento ha soltanto queste due righe di dialogo, però sono sempre le solite. Ok, ci vediamo. Qui c'è Harold, non dovrebbe avere notizie nuove per noi. Non so come andare a Lady, ma possiamo chiedere, ma lo sappiamo. Come va? Mi stai seguendo? E basta. Vediamo se c'è anche Jordan Black. Eccola qua, possiamo aggiornarla. Abbiamo distrutto la bestia. Ah, abbiamo sì, ucciso il capo lì, Cervantes. E vabbè, chi sei lo sappiamo, però. Ucciso Cervantes. E basta. A questo punto lei si dovrebbe spostare. Qui i due fratelli hanno ancora altro da dirci. No? E anche la sorella qua. Sorry. Piaciuta la carne? Basta. Allora, abbiamo concluso per ora. Adesso vorrei tornare a Seaside Court. Vediamo qui anche questo simpaticone. Non ha nient'altro da dirci. Seaside Court. E poi verso il comando dell'ID. Facciamo una bella corsetta verso Seaside Court. Questa volta vorrei chiudere pacificamente la storia con i cacciatori. Insomma, non è che mi abbia fatto tanto piacere essere apostrofato come hanno fatto loro. Io gli volevo anche dare gli scarti, però. Allora sì, torniamo di qua. Devo evitare quei due maledetti lì di guardia. Via. Che bello, abbiamo fatto subito.
Dovrebbero essere tutti quanti al piano terra. Ah, eccolo qua. Well, well, well. Remember my boss. Ok. Paghiamolo. No hard feelings, eh? We all do. Meno male. Ah, mi ha dato un consumabile per il drone, comunque l'importante è aver concluso tranquillamente la quest con lui. I always knew you'd hold up. Meno male. Collabori con Jordan? You betcha. She's under. Perfetto. Va bene, per il momento allora con lui abbiamo chiuso. Perfetto. E cos'altro? Allora adesso ce ne torniamo anche verso il centro di comando ID. Abbiamo concluso tutte le quest secondarie, anche la principale. Poi ci contatterà qui Warren. E troviamo Athena verso, al comando dell'ID. Quindi spostiamoci ancora una volta. Vediamo se Mr. Scrappy ha altri bonus per noi. Controlla i miei file audio. Beh, grazie. E abbiamo finito per ora. E adesso di corsa verso il comando ID. Qua devo cercare di evitare questo maledetto che blocca il passaggio. Grazie, abbiamo finito. Scusate, ma ho fretta. Wow, mi ha preso in faccia praticamente. Maledetto. Ma che mira c'ha quell'uomo? Ah, ho fatto il giro sbagliato. No, giusto, giusto, giusto. Ottimo, attenzione. Adesso andiamo di qua. Eccoci qua. Al comando dell'ID. Perfetto, allora adesso mi fermo qui e andrò a riposare, diciamo, alla Medbay. Poi con il prossimo video andremo avanti di qua, prenderemo la teleferica e affronteremo l'armatura metallica. Però per questo episodio direi che abbiamo fatto abbastanza. Magari vediamo se possiamo livellare o costruire qualche nuovo set. Allora, un sacco di scarti messi da parte, davvero tanti. Quindi una parte voglio usarla per potenziare e livellare. Arriviamo a livello 110 per ora. Abbiamo sbloccato anche un nuovo attacco per impianti. Porterei la batteria a 60. Resistenza. Salute e resistenza a 70. Va bene. E poi adesso con gli altri scarti proviamo a costruire ancora qualcosina. È ancora lunga la strada.
Qui c'è il set proto insanguinato che possiamo costruire. Ok, set proteo insanguinato costruito, aumenta la quantità di salute ripristinata dagli iniettabili curativi, quindi un altro set completo costruito. Sì, poi proseguendo nel gioco, nelle zone successive, devo finire di ottenere anche il resto dei componenti che serviranno. Perché qualche armatura non l'ho sbloccata completamente. Comunque, per il momento direi che va bene così. L'armatura è abbastanza potente già così. Magari, tanto ho ottenuto anche la ricompensa dello stendardo. Provo ad equipaggiare l'elica dello scavatore 2.0. Va benissimo. E la potenzio. Perfetto, adesso è a livello 15. Vediamo un po' la situazione generale, come siamo messi. Difesa 592 più tutte le varie difese dai vari elementi e danno dell'arma molto buono, 576. Va bene ragazzi, allora io mi fermo qui con questo video, spero che vi sia piaciuto. Abbiamo sbloccato diversi trofei, sconfitto lo scavatore, e ottenuto l'arma 2.0, quindi un po' di cose le abbiamo fatte, un altro passo in avanti verso il platino è stato fatto. Io vi ringrazio ancora e ci vediamo con il prossimo video sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!